Reazione a catena, il conduttore Pino Insegno fa preoccupare anche il TG1 in vista del nuovo palinsesto di settembre. Cosa succede? Reazione a catena, l'avventura estiva di Pino Insegno. Il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica sul Magazine Oggi, ha rivelato alcuni retroscena interessanti riguardo ai personaggi del mondo dello spettacolo. Nell'ultimo numero, il giornalista ha focalizzato l'attenzione sul ritorno in televisione di Pino Insegno, ora alla guida del popolare game show estivo di Rai 1, Reazione a catena. La sua ultima esperienza sull'emittente al timone de Il mercante in fiera era stata un flop per una fascia oraria così strategica, tanto che lo show era stato alla fine rimosso dal palinsesto dell'azienda. Ma com'è andata questa seconda avventura di Pino Insegno? Il calo di share, Reazione a catena, è un flop? Nella sua rubrica, Alberto Dandolo non ha potuto fare a meno di sottolineare che il ritorno di Pino Insegno non è stato all'altezza delle aspettative. Un'opinione a suo dire supportata dai numeri, ma che appare condivisa anche da molti degli utenti sui social. Rispetto alla scorsa edizione di Reazione a catena, condotta da Marco Liorni, lo show ha registrato un calo significativo, perdendo circa 3 a 4 punti percentuali di share. Un fatto che, a detta del giornalista, non è legato solo agli eventi sportivi degli europei di calcio e delle Olimpiadi, visto che il caso è stato registrato anche nei giorni senza concorrenza. Ma c'è di più, il TG1 preoccupato da Pino Insegno. Cosa succede? Nella rubrica pubblicata sul periodico Oggi, Dandolo ha poi svelato un retroscena che riguarda anche il telegiornale dell'ammiraglia Rai. La redazione del TG1 sembrerebbe essere preoccupata per l'andamento degli ascolti del quiz show, soprattutto in vista del prossimo autunno. Dicono, per ora a bassa voce, che la situazione stia preoccupando e non poco il TG1 che teme ripercussioni soprattutto dal prossimo settembre. Si legge nell'articolo. Questa preoccupazione potrebbe essere fondata, visti i dati di ascolto di ieri, mercoledì 7 agosto. Nella prima parte, Reazione a catena, ha attirato 1.525.000 spettatori, con uno share del 14,25%, mentre nella seconda parte gli spettatori sono aumentati a 2.186.000, con un 17,35% di share. Un dato che non soddisfa e che non si distanzia sufficientemente da quello delle repliche del quiz, The Wall, condotto da Gerry Scotti, trasmesso su Canale 5. Il programma è arrivato ad uno share dell'11,56% nella prima parte e del 13,77% nella seconda. Tuttavia, la competizione più aspra di ieri era quella con le Olimpiadi in onda su Rai 2. Resta da vedere se, una volta conclusi gli eventi sportivi, gli ascolti di Pino Insegno miglioreranno. Intanto, il conduttore si è difeso, affermando con sicurezza di aver sempre ottenuto buoni risultati.